Marco Zatterin mostrava per l'appunto la prima pagina della stampa, che oggi ancora una volta, porta notizie importanti rispetto al fenomeno che stiamo vivendo, il fenomeno migratorio. Nella giornata di ieri, come forse avrete letto, sono stati salvati nel Mediterraneo, sono state salvate nel Mediterraneo circa 4.350 persone, un numero molto molto alto. Di queste, penso sia importante ricordarlo, mi fa piacere ricordarlo che circa 1.600 sono state salvate dalle navi che Medici Senza Frontiere ha dislocato in mare da circa 4 mesi, 5 mesi per attività di ricerca e soccorso per l'appunto. I giornali però ci raccontano anche un'altra storia, una storia di una bambina di 5 anni, siriana, che purtroppo ha perso la vita insieme ad altri nel tentativo di raggiungere l'Europa nel tragitto, nel tratto di mare che intercorre fra le coste turche e le isole del Dodecaneso. È l'ennesima vittima di cui purtroppo rischiamo tutti quanti presto di dimenticarci, e invece è importante cercare di mantenere viva la memoria su queste storie. Ed è per questa ragione che volevo introdurre e cominciare questo intervento anche raccontandovi due altre storie. Anche queste hanno a che fare con bambini o comunque con minori. Una risale a poco meno di un mese fa, era il mese di agosto, e una delle tre navi che citavo prima, la nave Dignity, intercettò quel giorno un gomone con circa 300 persone a bordo. In quel gomone c'era anche un ragazzo che si chiamava Ulet, un ragazzo poco più che un bambino, un ragazzo somalo di una quindicina d'anni, forse meno. E ci siamo subito accorti nel momento in cui è stato accolto a bordo della Dignity che le sue condizioni fisiche erano molto gravi, perché aveva subito terribili violenze, torture molto molto gravi durante la sua permanenza in Libia. Ci siamo subito presi cura di lui e aveva anche risposto bene alle cure nelle prime ore, ma poi purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo cuore non ha retto agli effetti postumi delle torture che aveva subito in Libia, ma anche alle fatiche del viaggio che aveva intrapreso. La seconda storia è un po' meno drammatica, ma se vogliamo non meno emblematica di quella che è la situazione che stiamo vivendo, in particolare di come alcune scelte politiche influenzino o abbiano un impatto sulla vita di donne, uomini e bambini. Ed è una storia che invece risale all'inizio di quest'estate. Io in quei giorni ero a Pozzallo, Medici Senza Frontiere co-gestisce l'ambulatorio all'interno del centro di prima accoglienza di Pozzallo. E in quei giorni era, come dicevo, appunto inizio estate, faceva già molto caldo. La popolazione, gli ospiti, diciamo così, del centro di accoglienza di Pozzallo vivevano due situazioni diverse, si potevano dividere in due. Da un lato c'erano profughi che avevano deciso di dare la propria impronta digitale, e per questa ragione godevano di una certa libertà di movimento all'interno del centro e anche immediatamente fuori il centro. Dall'altro c'erano poco più di una trentina di persone, tutte quante venivano dall'Eritrea, e loro invece avevano deciso di non dare la propria impronta, perché evidentemente consapevoli di quello che comporta l'identificazione alla luce del regolamento di Dublino in vigore. Queste 30 persone erano chiuse in uno stanzone all'interno del centro, uno stanzone molto caldo, si respirava poco e male, sdraiati per terra, in terra ci sono dei materassi molto sporchi. E tra di loro c'erano 3-4 ragazze, e una di queste ragazze aveva con sé una bimbetta, avrà avuto un po' meno di 2 mesi, che si chiama Celestina. Piccola Celestina, una bellissima bambina, molto vitale, purtroppo però aveva la scabbia, che come sappiamo bene tutti quanti è una patologia molto semplice, direi banale da curare. Però non è esattamente così banale se hai meno di 2 mesi e se sei in uno stanzone insieme ad altre 35 persone che probabilmente hanno anche loro la scabbia, buttata su dei divani sporchi. Dei divani, scusate, dei materassi sporchi. Se vogliamo, la scabbia di Celestina era una conseguenza diretta o indiretta del regolamento di Dublino.
Ecco, queste due storie, questi due esempi ci aiutano a mettere a fuoco un paio di punti che per noi di Medici Senza Frontiere sono centrali. Il primo punto è che innanzitutto parliamo di una crisi di rifugiati. Le ultime stime, gli ultimi dati delle Nazioni Unite parlano di circa 411.000 persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa attraverso il Mar Mediterraneo. Di queste, 3 su 4, quindi ben più di 300.000, provengono dalla Siria o dall'Afghanistan o dall'Eritrea. 411.000 è un numero che può sembrare alto, può sembrare importante, forse lo è, ma non lo è in prospettiva, in proporzione, non lo è certamente se lo rapportiamo a un altro numero che le Nazioni Unite hanno reso pubblico qualche mese fa, ovvero la stima che parla di circa 60 milioni di migranti forzati, questo è il termine che viene usato, che hanno dovuto lasciare per l'appunto a causa di guerre, a causa di crisi umanitarie, a causa di regimi dittatoriali, la propria casa, la propria famiglia, hanno dovuto lasciare tutto. E 411.000 persone non è neanche un numero così elevato se lo rapportiamo alla popolazione europea, perché è circa lo 0,1% se abbiamo fatto bene i calcoli. I numeri aiutano a interpretare questi fenomeni, certamente, ma bisogna anche stare molto attenti ed è un qualche cosa che i Medici Senza Frontiere cerchiamo di fare ogni giorno. Bisogna stare molto attenti a non farsi prendere dalla logica della cifra, la logica del numero. E a noi pare che il dibattito a livello europeo è stato molto incentrato in questi mesi attorno a questo, no? La negoziazione delle quote, 20.000, 40.000, 120.000 e così via. Noi queste persone le vediamo, le persone che intraprendono questo percorso migratorio, le vediamo nella gran parte dei loro paesi di origine dove abbiamo dei progetti, le vediamo nel loro percorso migratorio. Siamo presenti in questo momento con un sistema di cliniche mobili nelle isole del Dodecaneso, ne vediamo il percorso lungo i Balcani, siamo ad Atene, siamo al confine con l'ex Macedonia e poi in Serbia e ancora al confine con l'Ungheria. Siamo ovviamente nei sistemi di prima accoglienza e di seconda accoglienza, parlavo prima di Pozzallo, abbiamo anche altri progetti qui in Italia e siamo, come accennavo, operativi con 3 navi in operazione di ricerca e soccorso in mare. Ogni volta che entriamo in contatto con una di queste persone, cerchiamo di non perdere di vista la singola persona, cerchiamo di mettere a fuoco la storia di quella persona e quello di cui ci accorgiamo ogni giorno. Certamente non è una sorpresa, ma è importante riviverlo ogni volta, è quanto sia forte il fattore di spinta, quindi il push factor, non il pull factor, che ha mosso queste persone nel loro percorso migratorio. Di questo fattore di spinta, di questa disperazione che spinge per l'appunto numeri così imponenti di persone a lasciare la propria casa, a lasciare il proprio paese, abbiamo voluto parlare anche ai capi di governo e di Stato europei lunedì scorso, in occasione alla vigilia dell'incontro dei ministri degli interni, che poi, come sappiamo bene, non ha sortito grandi risultati se non, come dire, la voglia di incontrarsi di nuovo, cosa che dovrebbe accadere questa settimana, a un livello diverso. Abbiamo scritto appunto una lettera che abbiamo reso pubblica, una lettera aperta che abbiamo pubblicato sul Corriere della Sera qui in Italia, e abbiamo consegnato questa lettera fisicamente alla Presidenza del Consiglio, insieme a un life jacket, a un giubbotto di salvataggio, uno dei tantissimi che vediamo buttati in mare o comunque con cui arrivano a bordo delle nostre navi migranti. Sono giubbotti quasi sempre di pessima qualità, quindi che servono a ben poco. Quello che è molto forte vedere è che su questi giubbotti molto spesso c'è scritto un nome, spesso c'è un verso di una preghiera, qualche parola ma altrettanto spesso c'è un numero di telefono, che è il numero di telefono che queste persone chiedono di chiamare per eventualmente dare una cattiva notizia nel caso che non ce la facessero. Questo ci conferma il fatto di aver consegnato il giubbotto di salvataggio ai capi di governo, in qualche modo voleva amplificare il nostro messaggio, ci conferma quanto queste persone siano consapevoli dei rischi che vengono corsi intraprendendo un percorso di questo genere, in particolare che vengono corsi nell'ultima tratta, quella del Mar Mediterraneo. E
E quindi torno una volta ancora a sottolineare quanto appunto sia forte la spinta e quanto una spinta di questo genere, come dire, gli farà cercare comunque di raggiungere una vita migliore, la salvezza, rispetto a pur di lasciare quello che per l'appunto si lasciano alle loro spalle. Questa lettera ai capi di governo, ai capi di Stato europei, abbiamo anche in qualche modo ribadito quelle che sono le nostre osservazioni rispetto alla situazione attuale, rispetto al vicolo cieco in cui l'Europa si è cacciata. È un vicolo cieco i cui effetti, i cui risultati abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi. Citavamo appunto prima la tragedia della piccola bambina, ed è forse quasi, direi, non voglio sembrare stucchevole, ma insomma ricordare ancora una volta l'effetto che ha fatto in tutti noi vedere la foto del bimbo Aylan sulla spiaggia di Bodrum, o ancora l'immagine dei 71 cadaveri, corpi nel tir ai margini di una strada austriaca, di un'autostrada in Austria. Ma forse se c'è un emblema che è ancora più qualche cosa che è ancora più emblematico, che dipinge plasticamente, direi, il vicolo cieco, la sconfitta finora dell'Europa, di noi stessi, è il fatto di erigere nuovi muri, è il fatto di tirare di nuovo, di stendere di nuovo lunghe barriere di filo spinato come quelle che, come i 41 chilometri che il governo ungherese sta tirando lungo la propria frontiera. A nostro avviso è esattamente questo il punto centrale. Se si resta nella logica di alzare barriere sia all'entrata, al momento dell'entrata in Europa, che all'interno degli Stati europei, non ne usciremo mai. Occorre un cambio di prospettiva, occorre un cambio di paradigma a 180 gradi. Occorre innanzitutto fare in modo che l'Europa predisponga vie legali e sicure di accesso a coloro che fuggono dalle situazioni di cui parlavamo prima. E comunque a chiunque si affaccia alle nostre frontiere spinto da, per l'appunto, una spinta così forte. Noi siamo un'organizzazione medico-umanitaria e quindi non spetta a Medici Senza Frontiere andare a dettare ricette, regole, suggerimenti su quali possano essere queste vie legali e sicure. Ci sentiamo però di dire qualche cosa che, più che provocatorio, può forse sembrare naif, può sembrare ingenuo, ovvero ci chiediamo se immaginare un sistema tale per cui queste persone siano messe nella condizione di chiedere una forma di protezione in Europa, raggiungendo l'Europa attraverso canali normali, con un aereo, con un treno, con una nave, tratte commerciali, normali collegamenti, se questo non sia un qualche cosa che immediatamente farebbe cessare indicibili sofferenze vissute nei deserti, nei centri di detenzione, in paesi di transito come in Libia, in mare evidentemente, se in questa maniera non metteremo in ginocchio in un attimo coloro che sfruttano in maniera criminale, facendo diventare questo fenomeno, traducendo questo fenomeno appunto in un business. Se in questo modo, in altre parole, il problema non potrebbe essere risolto. Ripeto, più che una provocazione, mi rendo conto, è un appunto un po' naif, un po' ingenuo, ma che ci sentiamo di fare. Fin quando però vie legali e sicure non saranno disponibili, bisogna guardare alla realtà. La realtà dei fatti è quella, diciamo, all'inizio, 4.340 e rotte persone salvate nel canale di Sicilia nella sola giornata di ieri. È difficile quest'anno fare previsioni sulle tendenze. Soltanto qualche giorno fa si faceva notare che, ad esempio, i numeri sono leggermente inferiori per quanto riguarda l'Italia rispetto alle persone che hanno avuto accesso nel nostro paese se confrontate con l'anno scorso. D'altro canto sono decisamente superiori se si vede al caso della Grecia. Però invece la giornata di ieri forse ci fa ragionare in termini un po' diversi. Qualunque sia la tendenza, la nostra preoccupazione è che, differentemente da quello che è successo in passato, nei mesi a venire, ci avviamo ovviamente verso l'inverno, ci avviamo verso i mesi freddi, si possa verificare una situazione dove non si interrompa completamente questo tipo di flusso. Probabilmente sarà minore il numero delle persone che intraprenderanno
la rotta mediterranea, ma qualcuno ci sarà. Probabilmente, più probabilmente qualcuno ci sarà che tenterà appunto l'approdo nelle isole greche. E quindi dispiace che oggi non ci sia un rappresentante di Frontex, era prevista la presenza del direttore Legerie, perché saremmo stati contenti di sentire da lui, siamo stati molto interessati di sentire da lui quali sono le previsioni che Frontex fa rispetto alle risorse che saranno messe in campo, che saranno disponibili nei mesi invernali. Non vorremmo che ci si proiettasse in una situazione che è stata vissuta diversi anni fa, perché già l'anno scorso comunque durante l'inverno i flussi non si sono quasi mai completamente interrotti, e magari ci trovassimo impreparati a gestire persone che affrontano un momento ancora più difficile, affrontano questo percorso in un periodo ancora più difficile. Parlavamo di vie legali e sicure per accedere all'Europa, per superare, come dire, la prima barriera, per aggirare i primi muri di accesso, ma a nostro avviso è molto importante che passaggi sicuri vengano garantiti anche all'interno dell'Europa. Noi pensiamo, e l'abbiamo scritto ai capi di governo, che occorra favorire una distribuzione dei rifugiati all'interno dei vari paesi che compongono l'Unione Europea, che sia funzionale, che consenta condizioni di accoglienza e condizioni di integrazione che siano dignitose. Occorre evidentemente a questo proposito anche che gli Stati membri vadano incontro, assecondino quelli che sono i programmi di ricollocazione che sono in discussione. Evidentemente ci auspichiamo che vengano definiti in maniera ancora più ambiziosa e che venga tutto questo fatto presto. Auspichiamo anche che si guardi veramente all'obiettivo di avere un sistema comune dal punto di vista della gestione dell'asilo, che garantisca a tutti l'accesso a procedure che siano armonizzate e a standard di accoglienza che siano parificati fra i vari paesi. Soprattutto pensiamo che nella situazione attuale sia del tutto superato, anacronistico, rimanere all'interno di un sistema che preveda che i paesi di accesso, tipicamente in questo momento Grecia e Italia, siano quelli che si devono far carico di coloro che arrivano. E quindi occorre presto un ripensamento, una ridiscussione del regolamento di Dublino. Volevo dedicare un ultimo punto e vado a concludere alla situazione del nostro paese. Dispiace che non ci sia o non ci sia ancora il ministro Alfano, saremmo stati contenti di poter indirizzare queste osservazioni direttamente a lui. Medici Senza Frontiere lavora in Italia in particolare nell'accoglienza formale e informale da più di 12 anni, ormai anche più di 13 anni in effetti. E quindi chi segue un po' il nostro lavoro sa bene che nel corso del tempo siamo stati anche spesso molto critici rispetto alle carenze del nostro sistema. Di contro, con altrettanta obiettività, riconosciamo che negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi avanti, anche se evidentemente il sistema non è ancora perfetto. Questi passi avanti li vediamo anche e soprattutto, direi, nel momento in cui confrontiamo la situazione del nostro paese con altre situazioni, penso ad esempio a quella della Grecia, che è del tutto intollerabile. Dicevo però, ancora c'è qualche cosa che non funziona nel sistema di accoglienza italiano, c'è qualche cosa che non funziona a nostro avviso innanzitutto da un punto di vista di approccio, dal punto di vista, come dire, di filosofia di fondo. Ci pare chiaro che è un sistema ancora imperniato su un approccio emergenziale. Si fa molto spesso ancora, dopo anni e anni, leva sulla capacità di reazione, spesso straordinaria, delle strutture preposte, così come anche della rete del volontariato che lavora attorno a questi temi, che ha avuto e ha un ruolo molto molto importante. Ecco, restare legati a un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno che è chiaramente strutturale, non lo dice MSF, lo dice qualunque analista e lo dicono anche, come dire, governi autorevoli, è evidentemente un controsenso che comporta effetti che ci sentiamo di dover denunciare ancora. L'effetto di un approccio emergenziale molto spesso, ad esempio, è quello di avere centri, soprattutto di prima accoglienza, sovraffollati. È quello di avere ancora oggi processi di registrazione e accesso alle procedure farraginosi, lenti, inefficaci. È quello di avere strumenti di integrazione sociale per i titolari di protezione internazionale altrettanto efficaci.
Soprattutto, a nostro avviso, l'approccio emergenziale, e questo lo vediamo come associazione medico-umanitaria, si traduce spesso in servizi, che sono servizi di accoglienza che sono inadeguati, e mi riferisco soprattutto ai servizi per le categorie più vulnerabili, per i minori non accompagnati, per le donne, per coloro che hanno subito gravissimi traumi all'interno di questa categoria, in particolare per le vittime di tortura. In conclusione, quindi, quello che abbiamo voluto esprimere ai capi di governo, ai capi di Stato europei, è che è necessario, è indispensabile, è urgente un colpo d'ala, un cambiamento, come dire, di prospettiva radicale rispetto alle politiche di chiusura, alle politiche di, appunto, della fortezza Europa che abbiamo visto sviluppare negli anni passati e che vediamo affrontati con troppa timidezza fino a questo momento. Lo dobbiamo fare perché è indispensabile, a nostro avviso, se vogliamo rimanere fedeli ai principi costitutivi dell'Europa, e quindi lo dobbiamo fare, se vogliamo, per noi stessi, per i nostri figli, lo dobbiamo fare per i futuri europei, come la piccola Celestine, che speriamo abbia risolto il suo problema con la scabbia, e pensiamo che dobbiamo farlo anche per tutte le persone, tutti i bambini come Ulet che non ce l'hanno fatta. Grazie della vostra attenzione.